Intervista meteorologica, mi sembra una giornata abbastanza tranquilla, zitta. Sì, le premesse sono favorevoli, però adesso dipende tutto dal cronometro. Noi non possiamo assolutamente dire nulla, perché... Quindi è un controllo, diciamo, indicativo, soprattutto per una gara breve come questa, ma vedete, ecco, non riuscirà a migliorare il miglior passaggio. Vediamo a che punto andrà a collocarsi nella classifica provvisoria, per ora è terza, vediamo se riuscirà a mantenere questa posizione. Mancano 9 secondi per avere la conferma di questo dato. E... Lei, dando un voto dall'1 al 10, ecco, sia giusto e severo? Ma direi alle ragazze un 7-8 sicuro, e ai ragazzi un 6. Un 6 e un... Poi stiamo seguendo sullo schermo i passaggi al chilometro e 6, questo ci interessa veramente. Vice Vanzetta, vediamo come andrà a collocarsi in una classifica provvisoria che ormai vede una ventina di atlete, 19 per l'esattezza, avere segnato il proprio tempo. La Igorova 5.39 è il tempo da battere, lo vedete in basso, ora è seconda la Vanzetta in questo istante, ottava alle Olimpiadi dell'88 a Calgary. Intanto vediamo che c'è il primo arrivo, è la sovietica Igorova che ha superato 3 concorrenti e quindi viene a segnare il primo tempo di riferimento. La sovietica Igorova, che vi dicevo è un atleta da tenere d'occhio, con 14.27 è il tempo da battendo. Sono in attesa appunto di queste chicche tecniche per meglio valutare anche la prestazione delle nostre cicche. Per ora la Paruzzi al secondo posto, il mio tempo lo vedete sulla destra in basso è quello della Molitorana cecoslovacca, è già stato superato, era al secondo posto Nonakova, ora al terzo c'è la Paruzzi, vediamo se riuscirà a mantenere questo piazzamento. Ce la fa senz'altro, in quanto è ormai a pochi metri dal traguardo, quindi provvisoriamente la Paruzzi si piazza al terzo posto dopo Lago di Tesero, l'arrivo in questo caso, ma diciamo tutto lo svolgimento della 5 km femminile a tecnica classica che vale un titolo nei campionati del mondo di sci nordico in corso. Questa splendida volata viene vinta dalla norvegese Dalmo, che va a piazzarsi al secondo posto provvisorio della classifica, che conta finora 14 arrivi e quindi scivola ancora più in basso. In questo momento è a circa 15 metri dal traguardo, non ce la farà a segnare il miglior tempo, vediamo se riuscirà a piazzarsi al secondo posto, al posto della Dialmo. Mancano 5 secondi a questa speranza, ma mancano però ancora circa 7-8 metri all'arrivo, quindi non resta che sperare nel terzo posto, che sembra la sua portata, e lo è, quindi terza per ora. Bice Vanzetta, se riuscirà a dare una buona indicazione, anche se in un punto così prematuro. Franco, abbiamo visto che è scivolata un po' indietro, ma dovrebbe realizzare un buon tempo a giudicare dal punto di riferimento di cui disponiamo, anche se non credo, non è il migliore. Ecco il controllo, potrebbe essere il terzo, è terzo tempo, 2 secondi. E vedete che ogni atleta ha il suo tecnico, anzi vi sono eserciti di tecnici disseminati lungo la pista che metro per metro danno all'atleta impegnato la situazione in gara. La Dibenel potrebbe segnare anche il miglior tempo, finora ci sta andando molto vicino e può rappresentare, mentre avete visto nel riquadro partire, ecco il miglior tempo, avete visto partire Stefania Belmondo, due annotazioni così importanti contemporaneo juniores. Intanto la Kirvesniemi Amalainen sta per presentarsi al controllo del chilometro 6, dicevo 2 ori al campionato del mondo juniores dell'89, poi confermati anche con piazzamenti a livello di senior. Centa, attenzione al suo tempo, Manuela Di Centa è a circa 15 metri dal traguardo ed ha un tempo che autorizza qualche legittima speranza. Eh sì, ormai è a pochissimi metri e potrebbe farcela a segnare il miglior tempo in questa graduatoria provvisoria, ma che rappresenta, e ce la farà di sicuro, un termine di indicazione molto importante. Miglior tempo per 3 secondi e 2 decimi per Manuela Di Centa. Attenzione, andiamo subito a controllare al Belmondo anche. C'è la Belmondo al chilometro e 6, un attimo solo, mantieni la Di Centa accanto a te con dolcezza, con grazia. Dobbiamo, credo, dare il tempo di passaggio della Belmondo, così la Di Centa potrà anche valutare la propria prestazione con quella della sua compagna di squadra. La Belmondo sta per transitare al chilometro e 6, è terza in questo momento, è quarta,
e va a collocarsi al sesto posto, sesto passaggio per la Belmonte. Reali, stamattina sono svanite già la prima salita. Avevo capito che per quelle cose erano perfette. Perfetto il materiale, in seduta ti senti benissimo, hai superato tutti i tuoi problemi, l'hai già dimostrato con quel famoso... E cioè si arriva, dopo l'ultimo chilometro non si può dire niente, può succedere tutto. Te l'ha dimostrato ieri Vanzetta, vero? Esatto, la gara finisce al traguardo. È così. Ride Emanuela, che lasciamo ai colleghi delle altre emittenti. Restituisco la linea a Costantini. Ce la stai restituendo in un momento purtroppo non molto felice, in quanto sta arrivando la Diebendahl, che segnerà sicuramente il miglior tempo. La Diebendahl, Trude Diebendahl, manda subito in frantumi il sogno di Emanuela Di Centa, che Tirve Sniemi, Amalainen, abbiamo detto l'unico riferimento in una 5 km importante, un argento due mondiali fa. La Kirves Niemi è per ora in testa, ma non riesce a vincere, cioè ad andare in testa, e va al secondo posto, con 5 secondi e 7 decimi. La Di Centa è ancora la sua lotta con la Di Centa, e a circa 20 metri dal traguardo non ce la fa. La Di Centa dovrebbe conservare il terzo posto, e così va a insidiare la Igorova al quarto, al quinto la Dialmo, quindi non è più un'insidia per la Di Centa. La Vestin direi che è già un altro dato interessante, in quanto è un altro atleta come la Diebendahl in piena forma, in piena esplosione, come dicevo prima, in questi mondiali. E Franco, direi che esplodere durante un campionato del mondo, conoscere il pre prova, il suo tempo è però purtroppo già alto rispetto al miglior tempo, e ora sta scivolando, come indicano i numeretti sulla destra, in classifica generale, nella posizione che viene per l'appunto indicata dai numeri. La Stefania Belmondo è ancora ad una ventina di metri dal traguardo, per ora è terza ma scivola subito in quarta posizione, non ce la fa nemmeno a mantenere questa posizione, in quanto è ancora a 10 metri. Il primo piano non deve tradire, il traguardo è sempre più lontano quando si è agli ultimi colpi di racchetta. Bello il suo passo alternato, ancora potente, che la colloca al nono posto, vedete, decima, scorrono rapidissimi i decimi di secondo quando si arriva al termine ciclistico. Ecco Elena Vialbe, che è già al quinto posto, ancora una giornata sorprendente in senso anche negativo per questa fuoriclasse sovietica. Signori, c'è profumo certo ormai di medaglia di bronzo di Emanuela Di Centa, non è più vendere l'orso o la pelle dell'orso prima di averlo ucciso, se il termine è un po' brutale ci scusiamo con la signorina Vialbe, ma la Vialbe oggi non è stata all'altezza delle due gare precedenti, va addirittura a inabissarsi al 19° posto, medaglia di bronzo quindi per Emanuela Di Centa, ancora una giornata in Centa che vede coronato in questa medaglia di bronzo un lungo inseguimento ad un albo d'oro a livello mondiale dopo tutta l'attività di cui abbiamo parlato, riassumendo il suo impegno nello sci di fondo. Un atleta